E ciao a tutti ragazzi, io sono Erco per lo staff del team FIFA Italia. Oggi in questo video porto la recensione di Cristiano Ronaldo versione 93 ATT, fenomeno portoghese del Real Madrid che in occasione dell'evento del compleanno di Foot riceve questo cambio di ruolo che lo porta nel ruolo in cui gioca in nazionale. Prima di iniziare con le statistiche del giocatore vorrei salutare e ringraziare Matteo Lingua che ci ha prestato l'account, perché davvero senza di lui sarebbe stato molto difficile portare la recensione di Ronaldo sul nostro canale. Adesso possiamo passare le statistiche sulla carta. Troviamo 93 in oro, 92 velocità, 90 dribbling, 93 tiro, 33 difesa, 80 passaggio e 78 fisico. Già da qui possiamo capire che è l'attaccante perfetto, perché davvero è velocissimo, ha un ottimo dribbling, tiro assurdo, ottimo fisico, ottimi passaggi, è alto 1,85 m. E ha le 5 stelle skill, quindi davvero attaccante fantastico. Adesso possiamo però passare alle statistiche in game: 92 di velocità diventa 91 accelerazione e 93 velocità scatto. Accelerazione ovviamente pro di questo giocatore è davvero ottima, quando partirà sarà davvero impossibile fermarlo. Passiamo al dribbling: 90 sulla carta diventa 90 agilità, 62 equilibrio, 92 riflessi, 91 controllo palla e 93 dribbling secco. Dribbling indubbiamente un altro pro di questo giocatore, aiutato anche dalle 5 stelle skill. L'unica nota che stona è il 62 di equilibrio, che non gli danno quella fluidità che magari ha, non so, un Neymar. Però ovviamente lui anche con questo 62 di equilibrio riesce a saltare senza problemi gli avversari, riesce a saltare anche tutta la difesa alcune volte e riesce a farvi dei gol fantastici proprio appunto dribblando tutti. Quindi il dribbling ovviamente è un altro pro di questo giocatore. Passiamo ai tiri: 93 sulla carta diventa 93 piazzamento, 95 finalizzazione, 94 potenza di tiro, 93 tiri dalla distanza, 87 tiri al volo e 85 calci di rigore. Il tiro è ovviamente un altro pro di questo giocatore, sbaglia davvero pochissime volte. Mi ha fatto davvero tantissimi gol, però vi assicuro che me ne poteva fare ancora altri, perché molte partite sono finite al 20esimo, al 30esimo, perché magari già aveva fatto due gol e gli avversari quittavano. Quindi vi assicuro che con lui partite minimo con 2-3 gol di scarto a partita. Adesso dovremo passare alla difesa, ma i valori difensivi ovviamente non ci interessano perché si parla di un attaccante. Però va citato l'86 di precisione di testa, che è un ottimo valore, che lo rendono ancora più completo. Però, come vi dico in tutte le mie recensioni, io su questo gioco non riesco a giocare di testa e quindi non riesco ad analizzare la precisione di testa. Passiamo adesso ai passaggi: l'80 sulla carta diventa 81 visione, 82 cross, 78 precisione di punizioni, 81 passaggi corti, 72 passaggi lunghi e 88 effetto. L'effetto ovviamente è un ottimo valore, il tiro a giro mi ha fatto molti gol appunto di tiro a giro, mentre gli altri passaggi sono abbastanza buoni, però non li inserisco né tre pro né tre contro, perché né sono quel passaggio magari fantastico che però con lui non passerete mai il pallone, questo ve lo assicuro, perché sarete troppo tentati dal skillare, dal dribblare tutta la difesa avversaria, dal fare magari un long shot che gli riesce molto bene. Quindi davvero passerete pochissime, pochissime volte il pallone. Adesso passiamo al fisico: il 78 sulla carta diventa 94 elevazione, 87 resistenza, 79 forza e 62 aggressività. Il fisico è l'ennesimo pro di questo giocatore, davvero molto buono. Grazie a questo ottimo fisico riuscirete a fare molto ma molto bene anche il dribbling con L2R2, cioè il dribbling del quale trovate il tutorial fatto qui sul canale dal nostro Matteo. Quindi diciamo che questo giocatore ha una combo di fisico, velocità e dribbling che davvero hanno in pochi su questo giocatore. Quindi ovviamente fisico un altro pro. Poi questo giocatore, come già detto durante la recensione, ha 5 stelle skill, che sono indubbiamente un altro pro di questo giocatore. E in più ha queste 4 stelle piede debole, che non le inserisco tre pro, perché non so perché le 4 stelle piede debole di Ronaldo non sono come le 4 stelle piede debole di un altro giocatore. Non so per quale motivo, però di sinistro lui non è molto lucido come lo è col destro. Adesso possiamo fare il suo riepilogo di pro e contro. Troviamo velocità, dribbling, 5 stelle skill, tiro e fisico. 3 contro non troviamo niente. Il voto finale che io do è 10, perché merita tantissimo il 10, perché davvero è un attaccante completo, un attaccante assurdo, pare uno tra i più forti di questo gioco. L'unico suo problema, tra virgolette, il prezzo, perché non molti possono permetterselo, perché davvero costa più di 1 milione, e su questo gioco in pochi hanno la possibilità di spendere più di 1 milione per un singolo giocatore.
però ovviamente se ne avete la possibilità compratelo, perché è davvero molto molto forte e molto ma molto divertente. In più questo video può finire qui, vi invito a lasciare un like, a commentare questo video, a passare su tutti i nostri social, e da Erco per lo staff del collettivo, fino a tutto, ci vediamo nel prossimo video, bella grazie.